Un mese di amministrazione Ferrara Chieti, sindaco, primissimi bilanci, 30 giorni di gran lavoro per lei e per la giunta. Veramente di gran lavoro e anche di, io direi, grandi risultati, ovviamente che ci portano e ci devono spingere a lavorare ancora alacremente in questa maniera. Per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo intanto riattivato il progetto Chieti Sostiene, avevamo deliberato di mettere il 7% dei nostri emolumenti per le persone bisognose. Un'altra cosa che abbiamo attuato all'interno del comitato operativo del comune, del COC, l'attivazione di una task force di psicologi a cui le persone durante il lockdown, le persone bisognose, anziane o malate possono rivolgersi per avere un sostegno psicologico. Abbiamo definito i piani di utilità collettiva per il coinvolgimento dei percettori di reddito di cittadinanza per pubblica utilità. A livello di lavori pubblici abbiamo anche fatto tanto, per esempio stiamo per aprire, penso lo faremo prima di Natale, il tunnel pedonale. Abbiamo iniziato in questi giorni il cantiere per il nuovo cimitero, abbiamo avuto incontri con gli abitanti di via Don Minzoni, abbiamo riaperto lo stadio Angelini, abbiamo affidato il campo del Sant'Anna alla Chieti Calcio, abbiamo fatto l'accordo per l'affidamento del Pala Santa Filomena alla società Abruzzo di Wally. Ieri sindaco in consiglio c'è stata l'approvazione della variazione di bilancio, un passo importante in questo senso. Nonostante ci fossero delle criticità che ci avrebbero potuto portare a delle diatribe con la precedente amministrazione, abbiamo scelto l'atteggiamento di responsabilità per tutti i cittadini e per andare avanti in questo ambito lavorativo, altrimenti sarebbe il caos.